su 350 km di catacombe ci sono 15 uscite. Sì, qua sotto si sprofonda. Ho rischiato di morire disperso in un luogo sotterraneo lungo centinaia di chilometri pieno di scheletri umani. Questa era la testa di qualcuno. Sapete cosa sono le catacombe di Parigi? Parliamo di un vasto labirinto di tunnel sotterranei che ospita le ossa di milioni di persone, situato appunto sotto la città di Parigi. Le origini delle catacombe risalgono addirittura al XVIII secolo, quando la Francia stava avendo grossissimi problemi di sovrappopolazione dei cimiteri. Per risolvere la questione, le autorità decisero quindi di spostare le ossa dai cimiteri alle cave di pietra sotterranee. Hanno fatto Jenga. Nascono così le catacombe, che ad oggi sono diventate tra le attrazioni più in voga di Parigi, anche se soltanto l'1% di quei tunnel angusti e inospitali è aperto al pubblico. Le visite guidate consentono ai visitatori di esplorare una sezione sicura e ben illuminata dei tunnel, mentre il 99% del complesso rimane chiuso a chiunque per motivi di sicurezza. Mi sono devastato la testa. Ecco, ovviamente il mio obiettivo è quello di andare a visitare la parte segreta e nascosta, le catacombe che nessuno può vedere. Tutto nasce qualche settimana fa, quando Allegra, una ragazza che mi segue, mi scrive una mail in cui mi dice di andarla a trovare a Parigi, una città piena di storie da raccontare. Io ce l'avevo già un'idea per Parigi ed era proprio quella di esplorare le catacombe. Le chiedo quindi se, nel caso, ha dei contatti in quel giro e mi risponde così. Le catacombe sono un discorso veramente enorme, ce ne sono di veramente pericolose. Posso lavorare per voi per trovare qualcuno che ci possa portare là. Allegra mi sembra sul pezzo e potrebbe essere il nostro contatto perfetto per entrare dove a nessuno è concesso entrare. Anche perché io ho un ragazzo francese che so che viveva nelle catacombe. Lavorando lontano da dove viveva, ogni tanto la notte si fermava a dormire lì. Per chi non lo sapesse, infatti, le catacombe sono diventate una sorta di casa per un piccolo gruppo di persone che hanno deciso di appropriarsene in modo illegittimo. Che roba. E che si fanno chiamare catafili. Questi esploratori clandestini, conosciuti anche come urban explorer, si avventurano nei tunnel sotterranei per esplorare e scoprire i vasti labirinti che si estendono sotto la città di Parigi e sfruttandole come punti di ritrovo per farci festa o addirittura dormirci dentro. Guardami qua, disteso nelle catacombe parigine. Essendo questa pratica illegale, i catafils fanno di tutto per evitare che nuove persone si avvicinino alle catacombe, mantenendo per loro questa sorta di esclusività dei sotterranei. Ecco, le persone che vivono nelle catacombe sono molto particolari, quindi è una cosa da fare con delicatezza. Va bene. Bisogna approfondire. Per prima cosa facciamo organizzare a Giovanni, la persona che si occupa di organizzare tutti i miei video, il salvatore. Let's go. Una bella call con Allegra. A tal proposito, se avete qualche segnalazione o qualche storia da raccontare, scrivete direttamente a lui alla mail redazione@aledelagiusta.it. Vi assicuro che tutte le cose vengono prese in considerazione e grandi video verranno fatti. Grande Giovanni. Comunque, il buon Joe prova a capire se tutto questo ambaradam è effettivamente fattibile. Nelle catacombe ci sono persone che fanno veramente delle cose estreme. Che anche, banalmente, trovare le pochissime entrate accessibili nella città e infilarcisi dentro. Ci porterebbe nelle catacombe dove lui appunto dormiva un tempo. Allegra ci sta parlando proprio di quel suo amico che ci aveva citato poco prima. Un vero e proprio catafil che di fatto lì dentro ci vive. Giuffecetto. E che cerca di difendere la propria casa in tutti i modi. Se entri senza conoscere, magari ci sono persone che lì ci dormono e ti rubano le torce, ti prendono tutto e ti lasciano lì. Ecco, questo non vorrei che succedesse. Ma spoiler: quando arrivano i turisti che danno fastidio, lanciano i fumogeni. Questi sono i fumogeni. Quindi il governo è a conoscenza del fatto che qualcuno sta abusivamente occupando queste catacombe. Ma oltre a chiudere qualche entrata, si sta muovendo in qualche modo? Sono cose così più grandi della polizia che non sanno come fare a bloccarle. Un po' perché la rete di tunnel che compongono le catacombe si stima sia lunga più di 300 km, praticamente come fare da Milano a Cormons. E un po' perché una volta che si è creata una rete di abitanti con le loro regole,
loro stile di vita è praticamente impossibile estirparle. Parigi ha due città, il sopra e il sotto. Da accumuli di gente che dorme a chi si infila nei luoghi più angusti pur di raggiungere una specifica posizione, ci sono dei passaggi che sono così. Fino addirittura a rave sotterranei illegali immersi tra gli scheletri. Non rimane che fare un'ultima cosa, sentire il contatto di Allegra e iniziare a capire come possiamo muoverci. Tutte le catacombe. Noi conosciamo dei accessi che loro non conoscono. Il problema è che là, du coup, c'è la moitié dei accessi che non possiamo più. Quindi, a breve, potrebbe diventare ancora più difficile accedere. Per questo bisogna farlo subito, non farsi scappare il bastardone. E quindi il punto è che... che se lui ci dà l'ok domani sera, noi partiamo anche dopodomani. E quindi ci organizziamo per l'arrivo in settimana. Venerdì saremo lì, pronti per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulle catacombe. Già, perché le catacombe non sono esattamente un hotel di lusso e per esplorarle dovremmo arrampicarci, strisciare e addirittura rotolare nel fango. Di conseguenza abbiamo bisogno di un po' di attrezzatura specifica, ma quale? In questo caso, sia un sac di couchage, sia un hamac. Après, vaut mieux des bottes, perché des fois il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, c'est inondé. Lampe frontale, alors faut s'habiller en noir, vaut mieux. Tu peux dormir avec nous, non? Assolutamente. Ero veramente esaltatissimo, anche se effettivamente i pericoli in quel contesto sono veramente tantissimi. Parce que c'est un labyrinthe, on peut s'y perdre facilement. Ça fait une barre qui bloque? Ah, c'est bloqué là. Cette barre est bloquée, regarde. Se non si riesce a trovare una delle 15 uscite disperse in 300 km, si rischia di rimanere lì dentro per sempre. Comunque, ringraziamo, salutiamo e pochi giorni dopo partiamo verso Parigi. Anche se stavo malissimo. La bellezza della voce. Quando si fa festa il giorno prima della partenza. Ma non è vero. Ma la mia Ferrari è rossa, il mio blood è dark. Ma mi ripiglierò per il momento della guerra. Ecco, purtroppo non è andata proprio così. Vabbè, la tosse non mi sconfiggerà, di certo. In ogni caso, dopo aver imbarcato la valigia, questa volta senza problemi, spunta fuori un altro bellissimo problema, questa volta appena seduti sull'aereo. Ci ha appena scritto la ragazza delle catacombe, mandandoci uno screen in cui il ragazzo che ci doveva accompagnare, l'unico che conosce le entrate segrete, ci ha dato un buco. Adesso siamo sull'aereo così, da niente, non so cosa dire. Una cosa da dire ce l'avrei, ma sono un signore, non voglio essere volgare. Anche perché noi in chiamata gli abbiamo detto. È giusto quando dono la conferma di mantenere la parola, perché lui prende l'avione e arriva a Parigi, giusto lo sa. Sì, sto c***o. Letteralmente nel momento in cui stiamo decollando. Ci ha fatto la videochiamata, gli ho chiesto conferma 4 volte, ieri l'ho sentito, se mi conferma, cioè... C'è sicuramente qualcosa di losco sotto e proveremo ad approfondire. Ma adesso il problema è un altro. Come facciamo? Io ora ce la sto mettendo tutta per trovare un'altra soluzione, ragazzi, per entrare in qualche modo, perché sono incazzata nera veramente. Ecco, e nell'ora e mezza che ci separa da Parigi, spero con tutto il mio cuore che Allegra una soluzione riesca a trovare. Messo piedi in città nel dramma più totale. Sono proprio queste le situazioni in cui da qualche parte, in qualche modo, arriverà una svolta strana. Anche vada, faremo un weekend romantico a Parigi. Che comunque, giro dei centri massaggi parigini, all'improvviso però... Forse ho trovato uno. Un messaggio di speranza. Ho scritto su un gruppo di catafil e ho scritto che ci serviva qualcuno che ci portasse lì, per favore. E mi sta scrivendo su WhatsApp. Il tipo in questione è un ragazzo giovanissimo che sembra disposto ad aiutarci. Ma il grosso problema, che occhio c'entra anche con l'infamone che ci ha ghostato, è che... E lì sotto i youtuber e le persone che fanno video non sono ben viste. E quindi... di conseguenza... Se mi hai detto di stare attenti perché lì sotto appunto si incazzano se fai riprese, non vuole che riprendiamo le entrate e le uscite e la sua faccia. Ok, il bro sembra uno serio, anche perché ci invia una serie di foto scattate da lui che dimostrano il fatto che quelle zone le conosce bene e soprattutto lo farebbe ad un buon prezzo. Al contrario, gli amici del nostro primo contatto scrivono ad Allegra proponendole un prezzo molto... particolare, 15.000 euro a persona. Non perdiamo quindi tempo e mentre scendiamo dall'aereo, il buon Joe si organizza via call con questo nuovo e promettente contatto. Intanto, in quel di Parigi... Noi stiamo andando a farci accompagnare da uno sconosciuto in un posto palesemente fuori norma, non controllato, potenzialmente catastrofico a livello di sassi che cadono, acqua che si alza fino alle ginocchia, inondazioni, istruzioni risalenti a penso di più di un secolo fa. Sì, non penso fatte da architettoni. Esatto. No, quello sì. Non penso ci sia un RSPP che controlla la sicurezza delle catacombe. Perché nessuno teoricamente ci entra dal
40 sacca data. Poi se l'avranno chiuso un motivo ci sarà. Spero che non mi facciano scherzetto anche loro di tirarsi indietro all'ultimo. A parte che io sono un po' claustrofobico. Sì, quello anch'io, devo dire. Fate i bravi, che oltre a sti drammi prepartenza pare che ce ne siano ancora molti ad attenderci. Ovviamente per il discorso inondazioni l'unica cosa fondamentale era il fatto che non piovesse. E secondo voi ste catacombe saranno asciutte? Secondo spoiler. Occhio che c'è un buco enorme là. Nel frattempo inizio a raccontare qualcosa di più a Teo e al videomaker, che dovranno entrare lì dentro con me. Sapete perché non si può usare il filo? Perché l'acqua si alza. No, perché ci sono dei bastardoni, i puritani delle caverne, che vengono e te lo tagliano. E lì ho visto qualcosa spegnersi sul volto dei miei amici, ma ci arriviamo tra poco. Comunque sentiamo Joe, che nel frattempo sembra aver chiuso l'accordo con il nostro contatto. Ovviamente chiede soldi e lui fa, quando io faccio questi tour e queste cose chiedo sempre i soldi alla fine. Direi molto meglio di quell'altro, non tutti i mali vengono per nuocere. Ma quello che ci ha dato buca mi fa, non è colpa mia, io stasera ho delle riunioni di famiglia, c'è stato un errore nel radursi, così. Ma che falso! E i suoi amici non sono da meno. Questo amico ha chiesto 15.000 euro persona. Ma cos'è? Contando chi farebbe da guida, quindi tre persone. Con 45.000 euro sto 6 mesi ai Caraibi. Vabbè, pensiamo a mollare la roba in hotel, va. Thank you. Siamo al limite del crollo per nervose stanchezza, ma decidiamo comunque di andare a conoscere Allegra. Bel casino, però ce la possiamo fare. Ok. Per capire insieme a lei come ha senso muoversi fino al grande appuntamento di domani. Cioè, dobbiamo fidarci, è tutto sulla fiducia. E sta fiducia non è che ci abbia ripagato troppo fino ad oggi, però... È stato quello che mi ha dato più informazioni, raga, mi ha parlato un sacco. Cioè, io me lo sono sentita quello più sicuro. Non fatevi fregare dal fatto che sembra ragazzino, perché quella gente ci nasce lì dentro. Prima di beccare il nostro contatto, facciamo una bella cena, dove Allegra pensa benissimo di spaventare tutti. Dalle catacombe c'è un'entrata, ma l'entrata non è la stessa uscita. Questo già non mi tranquillizza. Tant'è che la domanda a Teo sorge spontanea. Non si schiatta di dentro, vero? No, non si dovrebbe morire, spero. Basta uscire come sono entrato. In realtà i casi di morti lì dentro non sono proprio pochi, ma per ora cerchiamo di non pensarci. Anche se Allegra non è di grande aiuto. Ti devi infilare in dei buchi in dei momenti. Let's go. Avete presente quei video degli speleologi che si infilano nei buchi più assurdi? Mi mettono ansia. Ecco, allora quello che stiamo per fare non fa per voi, ma neanche per il nostro videomaker. E questo è un problema. Alla luce di quello che tu mi hai detto, non verrai mai. 99% no. Perfetto. Non solo abbiamo perso il nostro primo contatto per entrare, piove e non sappiamo se riusciremo a fare quello per cui siamo venuti. Adesso pure il nostro videomaker ci ha dato buca. Cioè, una volta che entri in un posto, ci esci dopo 8 ore. Secondo te perché la gente viene dispersa da sotto? Dai, però, almeno Teo lo voglio con me, non spaventatemelo. Cioè, quando mai puoi dire di essere entrato nelle catacombe? Speriamo di poterlo raccontare. Vero anche questo. Prima di iniziare la nostra avventura voglio comunque conoscere l'amico paccaro di Allegra, quantomeno per farci spiegare qualcosa in più su questa storia, che ce lo deve. Io ora gli ho scritto e gli ho detto, ciao, scusami, possiamo parlare 5 minuti? Se vuoi veniamo anche noi là. Va a fare una birra, va, parli un attimo, magari si piglia bene. Intanto Teo prova per l'ennesima volta a farmi demordere. Sì, Ale, cioè, va bene tutto, io sono il primo, il video, quello che vuoi, ma potrebbe essere che tu hai 38 di febbre, vai là sotto o si parte. Che furbetto. Non teschi più, non teschi meno, là, non fa la differenza. Nel frattempo il tipo ci dà l'ok per l'incontro, ma chiaramente una volta arrivati ci dà buca di nuovo. Incredibile. Veramente peggio di così non penso sarebbe potuto andare. E presi tutti dal nervoso nascono le prime discussioni. Te la devi prendere con me perché ho paura in questo momento. Nessuno, cioè... se la prende con te perché hai paura. Ok, ma non serve che hai questo atteggiamento. No, ho questo atteggiamento perché sono venuto qua per lavorare, certo. Non sto bene, certo. Voglio portare a casa, certo, la roba. Nessuno ti ha detto che devi venire, ma il tuo lavoro è far sì, certo, che io ci vada. Quindi quello fallo. Sto cercando di trovare più soluzioni possibili, anche per il fatto che stai male, andare sotto in umidità a meno 30 non mi sembra un'idea. Sto più male, male se non ci vado. Meno male che ci Allegra, che cerca di fare un po' da pacere. E raga, c'entriamo. In qualche modo c'entriamo. Ma è ovvio, io, cioè, ma è l'unico modo di pensare. Se si pensa in modo c'entriamo, diverso, è ovvio che non si entra. La serata si chiude quindi malino, senza sapere nemmeno cosa ci aspetterà l'indomani. Ciao, buonanotte, ci vediamo domani. Abbi fede. Veramente poco. Meno male che almeno mi sono potuto godere un film perfetto per l'occasione. Necropolis, un horror ambientato all'interno delle catacombe parigine. Non ci credo, abbiamo girato in cerchio. Dove è finita l'entrata? Giusto per mettermi
un po' di ansietta in più. Ma chi devo ringraziare per averlo potuto vedere, se non NordVPN? Il problema è che in Francia paradossalmente non era disponibile, ma grazie a NordVPN mi sono potuto collegare dagli Stati Uniti per vedere tutto il catalogo americano di Prime. E non parlo di questo, ma Amazon Prime. Su cui fortunatamente c'è. Con NordVPN puoi fare questo e molto altro, tipo mantenere la tua privacy intatta ovunque tu sia grazie al suo sistema impenetrabile di crittografia, accedere appunto a un catalogo infinito di serie TV e film non disponibili in Italia o in Francia o dovunque tu sia, prenotare le vacanze a prezzi ridotti, utilizzare sconti esclusivi da ogni paese del mondo e sfruttare addirittura la funzione antivirus inclusa che funziona anche se la VPN è spenta. Sono stufo di ripeterlo. Dal mio link in descrizione avete uno sconto esclusivo, oltre a 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Iscriviti ora per sfruttare tutte le cose che puoi fare con NordVPN. Tornando a noi, arriva il fatidico giorno. Aggiornamento di oggi, sto ancora abbastanza male, ho preso altre 800 medicine. In questo momento ho veramente poca fiducia, ma so che in qualche modo ce la faremo. Andiamo quindi a incontrare il ragazzino, quello trovato su un gruppo Facebook, che paradossalmente ci sembra il più affidabile. On est coincé, et après c'est que là, c'est comme si des petits endroits, c'est quand même bien oppressant. Ma stretti quanto? Là-dedans c'est pas possible. Sì, ciao. Aiuto? C'è altro che devo sapere? Ah, ottimo. Un'ultima cosa per spaventarci a morte prima di entrare? Sur les 350 km, il y a 15 sorties. Dimmi che te non ha capito. Su 350 km di catacombe ci sono 15 uscite. Ha capito. Il fratello ci fa quindi vedere qualche curiosità a cui gli è capitato di assistere, oltre ad una mappa abbastanza dettagliata, disegnata da dei fanatici come lui nel 1998, quando sono nato io. Il problema è che da allora un po' di cose sono cambiate. Voglio vedere tutto, ma ho una domanda nella testa che mi gira da un po'. Ma perché si va solo di notte? Perché i flic devono fare i polizi e attraversare via. Chiarissimo, ma quindi la domanda è, con chi vado? Quindi tu al 100% non vuoi venire. Oggi mi ha confermato quello che ieri già pensavamo. Quindi Teo rimane la mia ultima speranza. Siamo a posto. Ne approfitto per chiedere qualcosa in più al nostro amico Cataphil. Quanta gente frequenta le catacombe? In generale, dans les catacombes, il y a 300-400 persone max. Après, les gens qui descendent toutes les semaines, on doit être 100 max. E lui? Come è iniziato? C'è un po' le mythe di tutta la capitale, quindi forcément fallait y aller. E c'è combien de temps que tu fais ça? Ça fait donc un an et demi. Ok. J'ai commencé, j'avais 17 ans, et donc toutes les semaines, depuis un an. E come fa ad orientarsi se lo fa da solo un anno? Il y a 14 endroits. Donc il y a la partie sud avec les salles connues, après donc il y a le cimetière, après il y a la partie nord, il y a le Val de Grâce. Quindi sostanzialmente la divisione in macro zone lo aiuta ad orientarsi rispetto a distanze ed uscite, ma... Domanda importantissima. Gli è mai capitato di perdersi? Crociamo le dita. No, j'ai... Bah, je me suis perdu. La première fois que je descendais, c'était moi qui guidais, on a fait 10 heures, 8 heures. On s'est pas perdu. Okay. Marche en Val de Grâce, 100 minutes. Madonna, oh, però è anche vero che anche se ti dovessi perdere è probabile che prima o poi incontri qualcuno che non è perso e ti aiuta a capire dove sei. Ah, non ti aiuteranno. Come non ti aiuteranno? De pas donner la direction. Donc s'il y a des gens perdus, ce qu'on fait c'est on leur dit vous nous suivez et puis vous allez nous suivre partout jusqu'à la sortie. Et si on y reste 10 heures, vous devez E queste sono cose che troviamo un po' sempre dentro i microcosmi un po' underground. Se non hai interiorizzato quella cosa lì, ti arrangi. E in questo caso quel concetto è estremizzato alla massima potenza, perché rischi di rimetterci la vita. E di storie, in questo senso, il nostro amico ne ha svariate. È un americano che ne ha parlato, che è stato per il catacombe, ha preso la carta e poi si è fatto. Però con lui a farci da guida questo non dovrebbe succedere. Nel quindicesimo, noi andiamo nel 14. In effetti, le prove di questa storia le abbiamo poi trovate. Ho capito, ma io mi sono ammazzato. Sì, ma se ci lanciano un fumogeno ha detto che fa ridere, ci metteremo a ridere. Ma chi ride? Tanto che ci racconta che anche lui a volte. Ici, c'est que des débutants dans la salle, il n'y a qu'une seule entrée. Hop, on met un flingel, hop, ou stronzi. Abbastanza. Esiste una specie di capo. Il y a une personne qui est morte, mais qui pour nous, c'est. Che sei il boss. Quindi chi muore lì dentro è considerato il capo della zona. Perso, ci hanno messo 11 anni per ritrovare il corpo. E c'è la tomba di questo qua giù di sotto, la vedremo. Abbiamo mandato la foto. La tomba a cui Allegra si riferisce è proprio quella di Philibert Asper.
che spero si dica così, non me ne voglio. È stato trovato 11 anni dopo, a 50 metri dall'uscita. Praticamente la sfiga impersonificata. Bien personne, ils sont morts dans les catacombes. On a qui répondu, plus ecco, vediamo di non aggiungere un più 4 a questa lista ancora un po' fumosa. Tipo la sua famiglia, i suoi amici normali lo sanno che fa sta roba. Famiglia in sé che ti pesato. Ecco da dove nasce questa insolita passione. Ma c'è amerissimo. Comprensibile. Alla fine è un lavoro veramente molto, molto pericoloso. In ogni caso, dopo tutte queste raccomandazioni, il nostro fratello ci rassicura un po', aggiungendo però un ultimo punto al discorso, davvero molto importante. Una volta che sono qui, c'è un gioco, ma se loro vedono che io sono, che c'è qua l'altro. Squeezy, uno degli youtuber più grossi in Francia, aveva fatto un piccolo video proprio dentro le catacombe, facendo tuttavia un giro davvero ristretto. E, nonostante questo, ho sentito la parola youtuber che mi ha spaventato. Ha costato la parola tomba. Se vieni beccato dalla polizia, cosa succede? E a meno che Teo non abbia del crack a mia insaputa, dovremmo stare tranquilli. E quindi fanno sostanzialmente comodo a tutti. Va bene, abbiamo tutto quello che dovevamo sapere. Pronti e carichi per la serata, addirittura con la benedizione del cielo. Ma ti hanno cagato addosso proprio, sei sporco sulla spalla. Ma dai, porca. Bella secca. Vabbè, oh, almeno un buon segno. Salutiamo il tipo e capiamo il da farsi. Mi è piaciuto, ragazzi. È timido. Però secondo me sa di cosa sta parlando. Rimane però l'incognita. Teo, viene o no? Io dopo quello che mi ha detto ho paura. Però? Però non so se farebbe stare più tranquillo essere con te o essere fuori e sapere che ti posso trovare. Paradossalmente, tu rimani là sotto, io ti tiro fuori. Se siamo insieme rimaniamo là sotto tutte e due. Ma insieme, quindi comunque ci sta. Tu non hai paura. Ma sì che ho paura, Dio santo, smetti di dire che non ho paura, ho paura anch'io. Semplicemente mi piace questa l'ignoto. E a Teo un po' meno, amen. Lasciamolo pensare ancora un po'. Vabbè, direi che adesso andiamo a comprare tutti gli equipaggiamenti. Direzione Decathlon. Troviamo tutto l'occorrente, ma urge decidere. Compro tutto per uno o per due? E qui si torna al classico discorso motivazionale. No, ma capisco che sia una paura, ma nella vita è più bello affrontare le proprie paure piuttosto che scappare. Sarai contento e dirai, cavolo, sono felice di aver fatto questa cosa e non avrei mai pensato di farla. Dai che forse si è convinto. Voglio provarci, non voglio dire di non averci provato perché è da perdenti. Però, quindi se io entro e mi rendo conto che non è per me, torno indietro. Va bene. Adesso che ormai è accettato, posso iniziare ad andarci giù più pesato. Metti che va male però, sei il dio delle catacombe. Che onore, eh! Prendiamo ganci, sacchi a pelo, zaini, scarpe, qualcosa per difenderci. Coltellino, tutto fare che non si sa mai. E adesso abbiamo davvero tutto quello che ci serve per partire. Tranne la salute, ma quella è un'altra storia. Ora non tocca che attendere. Siamo tornati in hotel, sono le 7, è come se fosse la nostra notte, dobbiamo aspettare fino alle 2 di mattina. Io adesso dormirò tutto il tempo. Prepariamo tutto e ci mettiamo a riposare, in attesa della notte. A dopo. Con Teo il patto era questo. Se si fosse svegliato pronto e sicuro di fare questa cosa insieme, sarebbe venuto a bussarmi la porta, altrimenti avrei dovuto fare questa cosa da solo. E inaspettatamente... Ora mi sento veramente pronto. E chi glielo spiega al portinaio perché stiamo uscendo a luna di notte con degli zaini enormi in spalla? No. Torneremo, amico mio, torneremo. Spero. Stiamo affidando la nostra vita a un ragazzino di 18 anni che non abbiamo mai visto. Io lo spacco di botte se non guardano città. Lui ma vedrai che sarà davvero un'esperienza indimenticabile. Sono esaltatissimo e spaventato allo stesso tempo, perché anche io ovviamente avevo paura, però per convincere gli altri a scendere con me devo far finta che tutto fosse ok. Salutiamo il videomaker con un piccolo avvertimento. Entro le 9:30, lo sai niente da noi. Potreste non essere fuori. Raga, io sono d'accordo con mia madre. Gli ho detto domani pomeriggio tardo.
cazzo, tu cazzo, io... Immaginatevi che noi tipo ci svegliamo un po' più tardi e non siamo mica in un albergo a 5 stelle. Ho capito, ma... Effettivamente questo è vero, va bene l'experience, ma vorrei evitare di starci dentro 18 ore. Ma tu immaginati che noi rimaniamo lì un po' di più, cioè tipo mia madre o lui alza su un casino e noi frega. Siamo lì a farci cazzi. Che mi vengono una... E io gli ho dato, io gli ho dato tardi. E dai. Il faut être rapide quand on ouvre la plaque, on descend en vitesse. Que moi je vais soulever. Il y a une petite échelle qui fait 1m50, okay. Vous descendez, après il y a un peu d'escalier et puis il y a une salle. Okay. Donc vous, vous montez vite là et il faudrait juste l'aide de l'un de vous deux pour refermer la plaque. Un discorso di forza. Ouais, elle fait 160. Ok, sì. E quando ormai eravamo tutti organizzati, pronti ad entrare all'ingresso, Teo... Ma quindi se voglio tornare fuori da solo non posso? No. Cioè sì. Quindi una volta che sono dentro, sono dentro. Quindi devo decidere adesso sostanzialmente. C'è poco da fare, ormai non ha scelta. Si entra. Beh, in caso è stato bello. Nel prossimo episodio. Perché lui ha iniziato a correre di brutto. Si è potuto scappare. Guarda, prendo un mazzo. Su. Oddio, guarda i denti. Ma mi sono devastato la testa. Si bloccherà. Questo sono a capo.